Se si facesse tutto così, non si capirebbe nulla. E allora bisogna parlarvi. No, non ci si può permettere di fare, come dire, il coro muto della butterfly, no? Bisogna fare il sondazzo. Bisogna il fo. Sondazzo. Necesse est. Va bene? Allora che si fa? Beh, io ho pensato di ritirare fuori il nostro vecchio Guglielmo Passeri, ogni tanto ha bisogno di lavorare, no? Sì, di solito sta così, è senza lavoro perché combina le guai. Che vuole? Consegna roba che non è stata ordinata. È evidente, no? Sai chi l'ha richiamato a lavorare con lui? Maio il fioraio Gaio, perché c'è stato Passeri, sì, Passeri anche con Maio, sì, davvero, madonna, dai, ha avuto sempre dei problemi, che Maio gli arriva dietro, in retrobottega, e carità di Dio, però insomma, poi insomma, dura l'espace del matin, prima durava una settimana il lavoro di Passeri, ora dura un giorno solo. Va bene, Maio il fioraio Gaio deve far consegnare dei fiori, delle piante che sono state ordinate. Certo, invece no, non è vero, si sa che non è vero, non è stato ordinato nulla. E allora via, vediamo un po' anche di che piante si tratta, e poi c'è i Passeri che, se necessario, entrano. Fermo, non fischiare, mi sono voltato a vedere un attimo il numero d'affare, dovrò voltarmi, e ce l'ho all'estrema sinistra ce l'ho, sì, lo tengo a sinistra, no, il computer dove mi si stampano i numeri d'affare, sarebbe meglio averlo davanti, no? Invece ce l'ho a sinistra, lo fa. C'è chi ce l'ha davanti, c'è chi ce l'ha dietro, addirittura Maio per esempio spesso ce l'ha di dietro, lo prende, sì, certo, no, si parlava del computer, per carità di Dio, sento di non sentire, non c'era nessuno effettivamente, dunque, quindi se non sento vuol dire che non c'era nessuno. Andiamo da qualcun altro, dove siamo? In un posto italiano, dovunque sia, chi se ne frega, no? Niente. Ok, vai. Ecco, sì, vediamo se risponde adesso. Io devo essere Maio, è molto gay. Pronto? Pronto, signora? Pronto? Pronto. Buongiorno, senta, sono Maio, il fioraio. Ma pronto? Pronto? Non ho detto niente. La signora viene a richiamarla. Ramallah c'era fatta. No, Riamalla. Con l'H finale, Riamalla. Riamà. Pronto? Pronto, signora, è caduta la linea? Pronto? Signora? Pronto. Ma si è spaventata? Ma i guai scorrono loro oggi. Ma che ha detto? Lo scorolo, signora. Io non ho capito niente, bisogna richiamarlo. Ma abbi pazienza, ma ho detto, questa mi riattacca semplicemente lo scorolo, non lo so. Perché dico pronto? Ma lo so io. Oh, che sistema gli è questo? Lo richiama. Cioè, non capisco più cosa dice. Vabbè, riproviamo. Vabbè, vediamo. Non è il tipo adatto però questa. No. Questa proprio. Ha sentito questa voce, chissà. Si è spaventata. Non capisco il perché, ma insomma. Pronto? Ma pronto, guardi, io ho chiamato già due volte e la signora mi ha riattaccato sempre. Si sente pochissimo. Ma io la sento bene, sa? Sono Maio, il fioraio. Chi è? Il fioraio! Maio, il fioraio Gaio. Mi sente? Sì, prova a andare a cagare, vai. Ma va a cagare te, tomare, topare. Prova a andare a cagare. Fatto un misto qui di dialetto. Va a cagare. Va a cagare. Va a cagare. È incredibile, io dico sono il fioraio e questo mi manda a cagare.
Cioè, alla fine lo mando a cagare anch'io. Poi tuo mare e tuo padre sono andati in Veneto. Ma cagare è una cosa, e tuo mare e tuo padre è l'altra. Cioè, ma vi rendete conto? Io ho solamente detto che ero un fioraio e mi ha mandato a cagare. Cioè, è incredibile, eh? Forse la voce da gay che dà fastidio, io lo richiamo. Ma che lo so io. O che gente c'è nel mondo? Ma io mi domando, Avessi detto qualche cosa, Avessi, e invece non ho. Avessi, ma non ho. Non ho, avessi. No. A cagare. Certo, il Maio caga bene, Sicuramente c'ha un, come dire, la corsia preferenziale della merda. Sì, ma guarda te che gente c'è nel mondo, non sono capitato. Vabbè, non importa, va bene, lasciamoli cuocere il loro brodo, che deve essere un brodo veramente rancido. E andiamo avanti, vi rendete conto? Abbiamo anche queste reazioni, no? Uno non dice niente, viene mandato a cagare. È bello questo. Il mondo è bello perché vario, nostra Italia è meraviglioso. Noi va sì. No, per dire bella, sì, però no. Bella, sì. Vedere innorazionale. Pronto? Pronto, buongiorno. Ancora. Come ancora? Ancora? Ancora lei? Ma scusi, ma no. Ma... Pronto? Sembrava aver fatto un altro numero, cazzo, l'ho fatto. Ma non è vero, io ho fatto un altro numero, giuro. Lo giuro, sui tamburo. Abbi pazienza, quello di prima era questo. Via, allora, facciamo quello di prima. Chi risponde sempre questo lì? Questo è un mistero, Io quello che ho fatto prima, che mi risulti, No, aspetta. Ora se lo possiamo fare sbagliare, voglio essere preciso. Quello che ho fatto prima dovrebbe essere, a questo punto le mie certezze vacillano, dovrebbe essere questo. Ecco, ora vediamo un po'. No, perché è difficile sbagliare, in quanto la riga viene evidenziata da una da... Pronto? No, guardate, non lo so, ragazzi. Dunque, dal nome al numero viene una bella striscia blu che non mi fa sbagliare, capito? Non posso saltare rigo, non c'è verso. Io faccio il numero che mi appare nella striscia blu, che corrisponde a quel nome e a quel numero lì. Quindi non si può sbagliare sotto questo aspetto. Ora faccio il numero di dopo, il secondo, no? Quello che sarebbe stato il secondo. Sembra che questo risponda a tutti i numeri, sempre lui. Vabbè, vediamo un po'. Ora ho fatto. Ora mi dice ancora lei. Questo è il secondo che ho fatto. Quindi dopo ho detto andiamo da un'altra parte. Sono vicini, uno sopra l'altro. Però, ma voglio dire, no, non dovrebbe essere la stessa famiglia. Eh no. A meno che... Effettivamente hanno anche lo stesso cognome. Effettivamente hanno anche lo stesso indirizzo. Effettivamente anche lo stesso numero di casa, di strada, numero civico. Puoi vedere che c'hanno due telefoni nella stessa casa. Con due linee diverse, due nomi però, due nomi propri diversi. Incredibile. Ora non rispondo. Va bene. Io ora vado lontano da loro, cerco, ecco, che almeno l'indirizzo non sia uguale, ma te dimmi, hai visto che roba? Abbiamo scoperto che questi hanno nella stessa casa due telefoni ben distinti, con due nomi diversi. È possibile fare così? È possibile? Penso di sì. Avere nello stesso appartamento due nomi che hanno, cioè due abbonati diversi. Boh. Sì, no, per carità di Dio, penso che basta pagare, no? Penso che basti pagare. Pronto?
Pronto, signora, buongiorno. Chi è? Sono Maio, il fioraio Gaio. Volevo dire, le mando le piante che ho ordinato. Un attimo, non sento. Non sente? Senta, no. Senta, mo sono Maio, il fioraio Gaio. Mi sente? Sì. Sì, sono, adesso sì. Mo sono il fioraio. Il fioraio? Mo sì. Ma le mando le piante che ho ordinato. Guardi che io non ho ordinato nessuna pianta. Mo sì, ma sicuramente signor Pino? Madonna, come sono stronzi a queste parti, eh? Ma è roba, è roba, che stronzume, eh? No, l'ho trovati più simpatici nella stessa zona, ma in qualche città vicina, vero? No, qui... Pronto? Pronto? Pronto. Ma perché è riattaccato la signora, scusi, eh? Non c'è mica la rogna, sa? Scusi, ma cosa c'è? Cosa io sono c'è? Il fioraio, io sono il fioraio. Di dove? A quale? Devo consegnare dei fiori e delle piante. A noi? A voi? Esatto, bravo, esattamente a voi. Mandate da chi? Eh? Mandate da chi? Ma che gliene frega, ci sarà un biglietto, no? Ma probabilmente l'avete ordinato voi perché sono tante, tante cose. Noi abbiamo ordinato niente. Ah, non lo so, comunque ci è stato ordinato di mandarvi molte piante. Molte? Molte, anche piante, fiori. Io, se vuole le faccio la lista. Le faccio la lista. Signora. Signora sarà lei e signorina e tutte le sue bambine. Ecco, ma guardo un po'. Io voglio sapere da dove vengono queste piante, da dove? Vengono dal mio negozio, sono un fioraio, Maio, il fioraio Gaio, eh? Lei a che numero ha fatto il telefono? Ah, ha fatto il numero del signor Pino, è lei il signor Pino? Sì, sono io. Beh, se lei è il signor Pino, vede che è lei. Mi hanno dato questo numero, mi hanno detto di portare tutte queste piante. E probabilmente è stato lei qualcuno di famiglia. Ma tutte queste piante... Adesso le dico, mi faccia dire la lista delle piante. Com'è? Ora le faccio la lista delle piante. Sì, dica. Allora, ci sono 10 cactus anali, 75 piante di Favinia mandrillatibus da tenere in vagina. No, non ho sbagliato niente. No. 198 merdinie, famose per il loro profumo, vero? 42 pompinie succhiapipi, no. Indicate per gli uomini, vero? Sì. 87 cessalie da annaffiare col piscio. Scusa, abbiamo un mini appartamento. Va bene, ma allora lo riempirete di piante. Avrete 28 segonie da trapiantare dentro i calzoni, e poi 49 popponi e giganti da innaffiare col latte, e poi 97 sborridee. Sì, annaffiano con lo sperma. Lei può fare meno di venire a consegnare perché io non le ritiro. E 72 ruttinie sono famose perché fanno anche un verso, quando si schiudono fanno le ruttinie. 18 vomitacee, 24 sputinie, 41 caccolonie. Ho detto, io non le ritiro. Dulcis in fundo, 14 petacee, che quando insomma c'è un po' di vento fanno capisce? Sono piante veramente belle, anche rare, sa? Belle o brutte, io non mi interessa, io le piante ma non guardi, le ritiro. Ma lei quante stanze ha? Un mini appartamento? No, io c'ho un mini appartamento, un piccolo terrazzo. Un terrazzo, sarà piena di queste belle piante. No, io le piante non le ritiro. No, lei le ritira e io come? Non le ritiro. Anzi, io le mando il mio garzone. Ah, lei manda Guglielmo, parlaci tu, ora la faccio parlare con lui, eh? Guglielmo, vieni, parlaci tu, vieni bel pipone, vieni. Pronto? Pronto? Buongiorno. Pronto. Sono Guglielmo Passeri qua, il garzone di Maio e Fioraio Gaio. Senta, io ho già caricato l'ape, due ami e tre purmi, va bene? Ascolti, da dove telefona? Io telefono qui dal negozio, sto per partire. Da dove? Dal negozio di Maio, il Fioraio Gaio, in via delle Azzi Veri, Verdi, e allora quindi praticamente io arrivo, sì, certo, certamente, io arrivo, lei piglia tutte le piante, se le mette in dove gli pare, e poi la deve anche pagare, perché questo... No, ne un sostrae paghe. Capio? Sì. Ha capito o no? Ha capito? O non ha capito? Io ne ho chiamato. No, a me non mi può mica trattare così, schiacciarmi la fava, la cornetta sulla fava così, e mi fa male. Ora l'ho richiamato. Mi pazienza, c'ho le merdini e mi puzzano le dafe. Pronto?
Insomma, pronto? Io voglio sapere questa cosa, basta o non basta? Basta, non basta, un basta mai, va bene? Non basta, non mai. Basta. Va okay. Bene? Te lo dico io perché io sto lavorando. Facciamo un'ultima telefonata a questo signore. Le merdinie le puzzano da morire, poi lo passo le lape o le merdinie. Non si può mia, bisogna consegnarle. Va, abbi pazienza. Dunque. Pronto? Pronto? Sì. Non faccia tanto non gnorri, va bene? Io sto lavorando. Il mio lavoro è consegnare quello che mi viene detto di consegnare. E io con questa roba dovessi essere l'ultima cosa che fo nella mia vita. Ascolti. Chi le manda queste becchie? Chi le manda? E se le ordinare da sé, no, abbia pazienza. Come? La se le ordinare da sé perché la deve anche pagare. No, io non pago niente. Non gliele manda nessuno se le ordinare da sé. Ma che ride? E ride? La signora fa che dire carabinieri. Vabbè. Ecco, vabbè, d'accordo. Facciamo un'ultima chiamatina, sì. 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 Ma è incredibile. Mi mandi le piante, voglio dire, piante anche rare. Addirittura inesistenti, cosa vuoi di più, eh? Ma non lo so. Le favinie, le merdinie, le pompini, le cessalie, le segonie, le popponi, le basta, basta. Sì, pronto? Pronto? Sono Maio. Senta, lei non può trattare così il mio garzone, sa? Ho detto basta. No, guardi, io gli devo mandare tutto quello che è stato ordinato, perché sono state ordinate... Ordinato da chi? Da lei, signor Pino. No, da me non sicuro. Sì, Pino, perché lei è un pino e quindi anche lei è una pianta, capisce? Quindi, caro signore, vede che tutto torna. Pagare, perché io non lavoro gratis, sa? Io lo do gratis se mi va, ecco, però di solito mi faccio pagare, sa? A che ora viene qui? Tra 10 minuti. Tra 10 minuti, allora ci sono anche il maresciallo dei carabinieri qui. Carabinieri? Sì, guardi, sì. Mi fa un piacere, un bel ragazzo. Va bene. Lo conosco, sa, un bel ragazzo. Ci vediamo dopo allora, Ci vediamo dopo, va bene, a tra poco. Un bel ragazzo, il maresciallo, mi piace. ora lo richiamiamo. Lui messo su dalla moglie ha tirato fuori i carabinieri. Messo su dalla moglie. Sì. È stato convinto. Ora non sanno se rispondere o no. Pronto? È la stazione dei carabinieri. Pronto, mi sente? Pronto? Lei che ha fatto il 110? Pronto? Pronto? È la stazione dei carabinieri, ma che cosa sta succedendo là, eh? Cosa c'è? Questa è la stazione dei carabinieri. Volevo sapere che cosa stava succedendo, perché noi ci hanno fatto una segnalazione qua. C'è qualcuno che vuole consegnare delle cose anche ad altre persone, ? E cosa è successo? È successo anche a lei? C'è stata un'intercettazione telefonica. Sì. Mi può raccontare com'è andata? Perché noi dobbiamo trovare questo tizio che fa questi scherzi stupidi. Sì, stazione dei carabinieri, naturalmente. Mi dica. Allora. Chi ha chiamato no, i carabinieri? No, è qualcuno che... Cioè, abbiamo fatto una intercettazione telefonica. Sì. Cioè, noi stavamo cercando altre cose e per caso abbiamo sentito una conversazione molto strana. Cioè, una persona che stava cercando di consegnare cose non ordinate. Sì. È così. Ora, non abbiamo fatto in tempo a capire bene né a rintracciare il numero di questa persona. Ah. Perché probabilmente deve essere, siccome abbiamo avuto anche altre segnalazioni, sì, un tizio che si diverte a fare degli scherzi di cattivo gusto. Sì. No? Sì.
a mettere scompiglio nelle famiglie. Sì, esatto. Anche esatto. Perché a quanto pare vuol dare delle piante che non esistono. Sì. Cioè dice di essere un fioraio, poi, sì, poi c'è un altro tipo che con la voce grossa, no? Che, anche a lei, giusto? Sì. Ecco, allora la segnalazione era giusta. Allora, le volevo dire, noi cerchiamo per mare e per terra di beccare questa persona, no? Che fa questi scherzi a diverse persone. Ho capito, io gli ho chiesto che numero era, non mi ha dato il codice, fra 10 minuti ci vediamo lì, più. Guardi, lei stia tranquillo, non arriva nessuno perché è solo uno scherzo, sa? Ma più che altro le voglio dire, se per caso questo tizio dovesse richiamare, sì, mi raccomando, lo tenga in linea. Cioè, cerchi di farlo parlare il più possibile, in modo che noi, se riusciamo, insomma, prendiamo il numero da dove parte la telefonata. Ho capito. E quindi a quel punto lì lo blocchiamo, no? Va bene. Allora, se dovesse richiamare, non so se richiamerà, se dovesse richiamare, lo tenga lì, dica quello che vuole, dica sì, prendo le cose, tanto non è vero niente, è solo uno scherzo, capito? Cioè, lei se dovesse portare i fiori, io non ricevo. No, ma lei non deve dirlo lì. Lei dice, sì, va bene, lo tenga in linea con qualche scusa, va bene? Così collabora un attimo con noi, lo prendiamo e non rompe più le scatole a nessuno. La ringrazio. Ringrazio io lei se vuol collaborare, grazie. Buongiorno, grazie mille. Buongiorno. Ma le pare, mi ringrazia anche, ma cosa vogliamo di più, eh? Secondo voi? Secondo noi anche, sì, la stessa cosa, arriva subito. Abboccano. Pronto? Allora, sì. Questa roba me la figlia o non me la figlia? No. Come no? No. Io ho già caricato l'ape, duhami e tre purmi. Tutte queste piante, le mi vanno a male. Io ora parto e lei, quando arrivo, mi apre la porta per Benino, io entro dentro, gli porto la roba, tutte queste piante, le sistemiamo, lei mi dice, le voglio mettere qui, le voglio mettere là, le metto sul terrazzo, dove gli farà lei, poi lei mi paga, giusto? Sì, pagare senz'altro, vuoi. Ah, ecco, no, vedo che è arrivato a più miti consigli ora. Perché forse ha capito che io sto lavorando, non sto mica inventandomi le cose, capito? Sì, sì. Gli porto i cactus, le favinie, le merdinie, le pompinie, le cessalie, le segonie, le popponie, le sborridee, le ruttinie, le vomitacee, le sputinie, le caccolonie e le petacee. Con tutta questa roba. E poi vedrà che si troverà di molto bene, capito? Che poi, voglio dire, lei non penserà mia che questo sia una presa di giro, vero? Uno scherzo, vero? È una cosa vera. Non lo so. È una cosa vera, perché... Non ho ordinato niente. Mai io non ordinavo nulla. Prima dice la figlia la roba e poi mi dice non ordinavo nulla. Io comunque, non ho ordinato niente. Comunque niente. La roba gliela porto lo stesso. Faccia lei, sì, la metto fuori, io non ricevo. Aspetti un attimo, mi stanno bussando alla porta, aspetti un attimo. Sì. Che c'è? Chi è? Vieni, ma ti prendiamo, sei stato bussa. No, io non stavo al telefono. Sì, stavi al telefono. Prendetelo! Tu! Immobilizzatelo! No! Sto lavorando io, sta andando via! Via! Portatelo via! Brando? Sì. Ah, è sempre lì. Mi ha fatto molto piacere che lei me l'abbia tenuto in linea perché eravamo a due passi da lui. L'abbiamo preso, guardi. Davvero? È un tipo mezzo pazzo che stava facendo questa telefonata. L'abbiamo beccato proprio durante la telefonata. L'abbiamo immobilizzato e l'abbiamo portato via. La ringrazio. Io devo ringraziare lei perché grazie a lei che l'ha tenuto in linea, che l'abbiamo potuto prendere. Va bene. È stato molto gentile. Grazie mille. E anche molto fesso, perché non era vero nulla. Lei è cascato nella rete come se fosse un luccio, o meglio ancora un tonno, o ancora un nasello, o meglio un bel totolo. Complimenti, signor Pino. Lei è un bel bischerino. Arrivederci. Che scene, vero teatro. Oh yes. Bene, ora continuiamo.
passeri è passerato, è Maio è andato, e è andato di corpo, sì, e noi invece andiamo a ruota libera, così, cercando qualcuno, sempre nella stessa zona, qualcuno è inventandoci qualcosa sul momento pieno, proprio senza niente in mente, anzi la mente sgombra come uno sgombro. A proposito dei pesci, si parlava prima di tonni e di lucci, ma anche di totali peraltro, ma totalo non è un pesce, pesce totalo, è un pesce, sì. Me ne so, che è il totalo? Sono quelle cosine che si mangiano, sì, va bene, dai, su, no, nulla? No. E quindi proseguiamo, andiamo avanti, cerchiamo, scrutiamo, come si può dire, scaviamo, sì, scaviamo nell'essere umano, sì. Questo fa il rappresentante, ma di che? Poi sono sempre quelli che dicono, oh, facevo il rappresentante, no? Pronto? Pronto, buongiorno. Senta, il signor Ferruccio? Non c'è, è fuori, chi è lei? Dunque è un rappresentante lui, vero? No, noi vendiamo all'ingrosso materiale per officine. Sì, appunto, però lui va anche a... Cioè, a vendere? Sì, esce anche per vendere, però ecco. Abbiamo i rappresentanti. Materiali per officine? Sì, sì. Ecco, sì, io avevo un'officina, appunto, sarei interessato a... Di dove è lei? Ma io sono di Firenze, però mi hanno caldeggiato questo signor Ferruccio, mi hanno detto, guarda, che lui è bravo e ha tante cose interessanti, eccetera. Ascolti, e noi però abbiamo rappresentanti solo qui per la... Sì, Ferrara, sì, Parenza, sì, sì, però il discorso è questo. Io potrei venire io direttamente lì a servirmi da voi, a prendermi le cose, cioè io ho un'officina di cazzi finti, noi facciamo protesi sessuali, signora? Sì. Ecco, quindi non so se ci mancano dei pezzettini, dei pezzi, certamente degli ingranaggi, dei meccanismi che sicuramente mi hanno detto il signor Ferruccio ha, perché so che collateralmente alla sua attività, insomma, ha anche un'attività, diciamo, diretta ai porno shop. Sì, infatti. Di queste protesi, diciamo, sessuali che si muovono, che fanno, sì, insomma, sì, delle cose al di là, insomma, cioè, no, non quelle pure semplici prese e messe lì, ma si muovono, fanno, certo. Sì, da piccole diventano grosse, sì, ragione, hanno l'erezione, hanno l'espulsione di sperma o insomma qualcosa del genere. Insomma, ecco, so che lui si occupa collateralmente, magari non proprio ufficialmente, ma collateralmente anche di questo. Infatti, no, sì, certo. So che lui visita. Se vuole, non so, può contattare lui. So che lui visita molti porno shop della zona, siccome me l'hanno detto, io ho dei contatti con queste persone, ho detto, guarda, lui è bravo, ha delle protesi sessuali maschili eccezionali, insomma. Sì, le abbiamo anche qui in magazzino e le posso garantire che sono delle bellissime cose. Avete anche protesi femminili? No, guardi, siamo solo sul genere maschile. Ma volevo dire, io siccome mi è stato solamente detto anche, ci sono anche sì. Ci sono anche, sì, i testicoli compresi? Come? Ha finito di fare il cretino? Ma come si permette? Ma lei fa la cretina, scusi, lei mi dice che ce l'ha in magazzino, abbia pazienza. Ma chi è più cretino, io o lei? Io adesso posso andare a vedere il suo numero. Dove lo va a vedere? Dopo vediamo. Vada in magazzino, vediamo. Forse. Il telefono è sotto controllo. Ah sì, allora siete dei criminali. Come? Siete dei criminali. No. Solo i criminali hanno il telefono sotto controllo, sa? Come? Solo i criminali hanno il telefono sotto controllo. Si ritenga criminali. Comunque, sicuramente meno scemi di lei. Meno scemi? Meno scemi. Scemi? Senta, sei una scimmia. Pronto, mi sente? Andata via. Prima stava al gioco e poi c'hai cazzi in magazzino, ma come si permette? Se ora vai in magazzino a vedere il numero, sì. Andiamo avanti. Beh, scusa, abbi pazienza. Va, andiamo avanti. Ma certo, facciamo un altro numero. Ma sì, facciamo un altro numero. Sì, meno simile di lei. Sì. Ma che ne so io, sì. E poi questo, e poi questo e questo, sì, ok, ding, ding dong.
Don ding. Pronto? Giuliana? Pronto? Pronto Giuliana? Sì? Oh Giuliana, amore mio, è tanto tempo che non ci sentiamo, che non ci vediamo, che non ci abbracciamo, che non ci baciamo, che non ci trombiamo. Giuliana! Mi senti? Ma chi parla? Non riesco a capire. Sono un tuo lontano amore, Giuliana. Ti ricordi il tuo primo uomo, il tuo primo ragazzo? Io. Tu, donna, io uomo. Ma da quando? Io Tarzan, tu Jane. Ma da quando? Cita, l'abbiamo sentita prima. Come? Da quando? Come da quando? Dai primissimi tempi della nostra gioventù, Giuliana. Ma dove? Ma dove? Ma ti ricordi il primo bacio che hai dato? L'hai dato a me. Ma dove? Ma dove? In quel posto bellissimo, in quel giardino, ti ricordi? No, guardi che lei sbaglia persona. Ma come, Giuliana? Ma non ti ricordi? Ma no, lei sbaglia persona. A chi l'hai dato allora il primo bacio? Come si chiamava? Scherza, ma io non so neanche chi sia lei, mi dica il nome. Ma certamente, ma no, vuol dire che non ti ricordi di me. Eppure il primo amore non si scorda mai, Ma scusi, ma lei chi è? Mi dica il suo nome. Allora, no, se non ti ricordi non te lo dico, perché io sono il primo che ti ha baciata. Lei si sbaglia, perché dalla sua pronuncia io non ho mai conosciuto nessuno. La mia pronuncia, io sono invecchiato, mi sono trasferito un'altra regione, è chiaro che le cose sono cambiate. Anche buongiorno. Te avevi una vocina così bellina, buongiorno, e la fai cacare. Buongiorno. Giuliana! Ma non hanno più conservato un minimo di romanticismo queste donne, nulla, non si ricordano più nulla, no, hanno più, mamma mia che schifo, via, lontano da Giuliana. Il primo amore, si scorda, sì. No, sì. No, si scorda sì, facilmente. Sì. Vedi, la Giuliana. Ma stasera magari lei, se immagini. Vabbè. No, a volte forse, chissà, Non ho detto niente, ma non importa. Abbiamo capito fra le righe, no? Lo capivo io, figurati, l'avete capito voi. Va bene, dai, ho un dottore. Dottore? Pronto? Dottore, mi scusi. Pronto? Non chiavo da mesi. Pronto? Pronto? Mi sente, dottore? Sì. Ecco, senta, io ho un problema. Non so, lei quando riceve? Chi è lei? Mi chiamo Pino. Ho un problema, diciamo, un po' personale, un po', non so se le posso dire per telefono. Ah, io sono nello studio alle 5. Sì, alle 5? Sì. Ma può ricevermi oppure ad altre persone? No, io ricevo chi si presenta dalle 5 alle 7. Senta, posso accennarle al mio problema solamente così? Sì, magari... sì, mi dica. 2 centimetri. Com'è? 2 centimetri. In erezione 3 e mezzo. Ecco, io ho questo problema. Sì. E non riesco, mi capisce, non riesco a... Venga nello studio. Vengo nello studio? Sì, per venire vengo, per venire vengo, però con le donne, capisce? Sì. Gli presenta una cosa di 3 centimetri e mezzo, ma si può fare qualcosa? Vedremo. Ah, va bene. Sì. Dottore, io la ringrazio. Alle 5? Sì. Vengo in ambulatorio? Sì. Ah, benissimo, grazie. Ci vediamo lì. Buonasera. Questo qui fa come proprio quello degli squallor, no? 2 centimetri. E glielo ciucciava tutto, Ma insomma, dottore, va bene, sì. Ma guarda un po' io, come se nulla fosse. Vabbè, d'accordo, per carità, se mi dà cosa si può fare. Come che vuoi fare? Se ce l'ha piccino, ce l'ha piccino. No, voglio dire. Vuoi fare qualcosa? Allora glielo puoi sviluppare. Il dottore forse ha fiutato l'affare, È un campo che rende molto questo, La ri la 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 ri la la. Ho visto anche su internet, ci sono i dottori che fanno dei consulti via internet, però devi mandargli prima i soldi, no? Ma ti fanno la visita via internet e poi sì, il consulto, tu paghi prima e ti fanno il consulto, cioè insomma ti danno, che ne so che ti danno, perché era solamente una curiosità la mia, no? Ho visto che ce ne sono, è facile,
L'argomento qual è? Sempre quello dell'erezione. Sì, 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 sì. Cioè, in pratica, problemi sessuali, dai, maschili. Questi andrologi, però, eh. Ah, qui veramente, mamma mia. Io non capisco come si possa fare una cosa del genere e se sia normale anche, sia deontologicamente giusto, non so, che un medico possa prendere soldi come un semplice cartomante così per fare il consulto da lontano via internet, e chiaramente a cosa si attaccano? Al fatto che è una cosa molto intima e un po' da vergognarsi, no? Certo, non si rizza, o ce l'hai troppo piccino, o c'è qualche problema inerente, insomma, alla sessualità, e allora uno per non andare a farsi vedere, cosa fa? Va su internet, paga prima una carta di credito, e poi, insomma, capito? Perché, carina però, ma fammi mettere anche un bel sito, consigli a pagamento. No, che ti devo dire, magari è tutto regolare, per carità di Dio, ma ho notato che, insomma, secondo me sarebbe più serio una visita personale, cioè uno che vede il problema e fa una vera visita. Tra l'altro non costa nemmeno poco. Solamente su internet, cioè per internet, quello ti dice, guardi lei ce l'ha piccino, 300.000. No, per dire, capito? Lo sapevo da medici. Va bene, sì, sì, sì. Qui si continua a trovare il vuoto e noi andiamo avanti, sì, sì. È già. Oh, sì. Oh, no. Sì, no, non lo so, dipende. Ma forse può darsi anche, magari, peraltro. Pronto? Signora, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno, signora, condoglianze. Lo sento male. Condoglianze! Mi sento male. Condoglianze! Signora? Pronto! Condoglianze! Dante chi? Sì, Dante Alighieri. Signora, condoglianze! Condoglianze di che cosa? Per la sua morte, signora. Prematura, peraltro. Chi è sto stronzo? Ha detto proprio bene, signora, ha detto bene, io ho le pompe funebri, se le serve in anticipo, tanto prima o poi capita a tutti, lei può prenotare una bella, bellissima bara con tomba, con croce di marmo, con scritta, con fotografia. Ma si faccia dare il culo, lei è la sua tomba di marmo, chissà che non gli venga lei, stronzo, do stronzo, ma chi è? Ma signora, ma noi facciamo questi lavori prima, tante persone ordinano prima la bara, fanno tutto quanto, signora! Non è mica un augurio, sa? Dove è andata? Ah, ma guarda un po', stronzo lo stronzo, ha ragione però. Non era un augurio. Guarda che c'è gente che già si è comprata la tomba. Ah, beh, che già si è comprata la cappella. C'è chi già... Sì, sì, io ce l'ho dalla nascita, la cappella. Dunque, andiamo avanti, va? Ma non la cappella mortuaria, eh? Io ce l'ho viva, insomma, devo dire, piuttosto viva, eh? Sì, sguisciante, sì. Ma io vorrei dire anche che si allunga la vita si allunga, parla di mare, parla di tombe, parla di fosse, fosse, eh? Fosse che fosse la volta buona, ma mi sembra che, no, a proposito di Dante... Ho trovato un Dante nel frattempo, sì, lo vedi, chiama e rispondi, tu chiami, lui risponde. Ecco, adesso proviamo, vediamo se effettivamente il teorema ha una sua logica conclusione. E no, no, avevo sbagliato numero, ho fatto un 3 al posto di un 9, quindi non è Dante. Pronto, sono Dante. Chi ha bisogno? Ho bisogno di lei, per favore. Senta, io ho qui, come dire, un coso, un diavolaccio che fa trombetta col culo. Senta, lei senta. Se ne va da quel paese. Glielo tappa con la lingua, per piacere. Ora faccio veramente il numero di Dante. No, scusa, è del culo. Vabbè, la trombetta. Forza, Ora penso che l'ho fatto bene. Qui, ecco, sì, ora ho fatto bene. Guarda, questo è Dante, davvero. Sì. Ma ce l'hanno tutti con me, questi qui. Io telefono e questi ce l'hanno con me.
Insomma. Sì? Sì, buongiorno. Vorrei parlare con Dante, per piacere. Con? Dante. Non c'è nessun Dante. Mi dispiace. Lei chi è? Chi chiama? Sono Virgilio. Qual è Virgilio? Punto it. Ah, no, si sbaglia lei. Ma Dante abitava lì? Dante abitava qui 3 anni fa. Adesso, purtroppo è morto. Oh, signora, mi scusi. Io, sa, è da molto tempo che non ho... come dire, rapporti con lui e quindi ma chi è lei? Non sapevo. Virgilio. Virgilio di che? Di che? Virgilio, il poeta latino, insomma. Cioè, io e lui avevamo fatto molto tempo fa un viaggio molto, insomma, pericoloso anche, ma interessante, sa? E poi Dante era stato bravo a tirarne fuori, più bravo di me, devo dire, eh? A fare che? A scrivere il resoconto di quel viaggio, insomma. È solo che io, sa, avevo già scritto altre cose prima. Mm. Sì, sì, ma cosette, neide, roba, gente, roba, insomma, capito? E mentre lui ha fatto una cosa, accidenti. Quale viaggio? Quel viaggio andammo praticamente al centro della Terra, insomma, si fa per dire, no? C'era un cono arrovesciato. Mm. E, insomma, che non era per niente gelato, anzi, caldissimo. E quindi noi abbiamo fatto questo viaggio, è andata bene, a Dante soprattutto è andata bene, perché poi lui, con quello che ha scritto, ha fatto un best seller, un libro che è stato molto venduto. Sì, adesso un momento che le passo mio figlio. Anch'io nel mio piccolo ho scritto, insomma, qualcosa. Va bene, le sì, passo mio figlio. Sono della scuola che ho scritto io. Ha capito? Sì, certo, figlio di Dante. Poverino, mi spiace per Dante che è morto. Forse non è figlio, non era questo, non era forse la moglie, o forse era... Adesso vediamo. Vediamo se il figlio... mi dispiace, ma come potevo sapere io... Pronto? Io, tra l'altro, io ero già morto prima di lui. Pronto? Sì, pronto? Io sono Virgilio, io ero già morto prima, poi ci siamo incontrati, si è fatto un... insomma, quindi bene o male gli ho detto, ma ti ci porto io, no? Lei è il figlio? Sì. Ah, ecco. Appunto, no, volevo sapere, ma poi ora mi ha detto che... E quindi come faccio? Siamo un po' rimasti nel mezzo del cammino di nostra vita, capisce? Certo. E quindi quando io mi sono ritrovato, anzi lui, in quella selva oscura, dice, ma dove sono finito? Te lo dico io, perché io insomma, io sono Virgilio, devo dire la sincerità, ero gay. Quando ero vivo, no, poi, insomma, è diventato uno spirito, puro spirito. Invece Dante, no. Lui, mamma mia, lo stesso nome, no? E ogni tanto me lo rificcava, ma insomma, è stata una cosa fantastica, meravigliosa. Poi, insomma, ci siamo un po' persi di vista dopo, capito? Pronto? Pronto. Ah, ecco. E lei di Beatrice ha saputo più niente? No. No, eh? Non ha più avuto notizie? No. Ah, perché, insomma, non è che a me interessasse, per carità di Dio, ma sa... Insomma, qualche informazione me la poteva dare, anche perché volevo un po' riprendere così a scrivere anch'io, no? Perché, guardi, quassù, nell'aldilà qua, insomma, dove sono io, non c'è un cazzo da fare, non si sa che fare. Dice, ma scrivi un poema, ma tanto poi me lo legge. Chi me lo legge, voglio dire, no? Poi dice, ma forse via medianica tu riesci a dettarlo a qualcuno, chissà. Allora ho detto, ma sì, prendiamo un po' di notizie e rifacciamo un pochino la storia e tutta la situazione, no? O Dante, o Beatrice, o che ne so. Farinata degli Uberti? Non conosco. Senta, e Conte Ugolino? Neanche lui. Niente. No. Caronte, senta, Caronte? Nemmeno. Ma Caronte, guardi, in fondo nella mia attivo, sa, magari il nome, Caronte, Carogna, no. Senta, ma lì da lei c'è sempre quella porta dove c'è scritto sopra lasciate ogni speranza voi che entrate. Certo. Da me si va, eh? Per me si va, c'è. Nella città dolente, per me si va nell'eterno dolore, giusto? Ma
Pronto? Sì? Sì, buongiorno, sì, è sempre lei. Sono io un'altra volta. Un'altra volta. Stavo parlando con suo figlio, sì. Devo dire, brava persona, no? Certo. Ma un pochino svagato, devo dire, non si ricorda. Certo, i ragazzi, sa come questi sono. Questi ragazzi a volte, sa, magari pensano alle donne, giustamente, giustamente. Certo. Ma è la sua età. Ma è sposato, no? No, no, è ancora una fidanzata, immagino. Ma credo neanche. Una polizia, neanche. Ma quanti anni ha suo figlio? Quanti anni ha, signora? È 25. 25, ancora ragazzino, ma non sarà mica gay, come dicono oggi, sa? No, a volte perché c'è il girone, casomai, proprio apposito, eh? Sì, 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 sì. Ci sono sempre i diavoloni che buttano quei cosi infuocati nel culo di questi signori. Sì, sì, no, io... sono ragazzi moderni, cosa vuole? Un po' di qua, un po' di là, Sì, cioè, sì, un po' sì. Uomini, un po' donne, tanto, certo, cioè, non si può mica... un po' di droga, così, no? No, 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 quello no. No. Bravo, 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 molto bene, molto bene. No. Che lì bisogna fare un girone apposito lì, sì, effettivamente. No, non erano contemplati allora. Quindi, insomma, solamente un po' bisex, via. Quello no, sì. No, no. Quello sì. No. Non gli ha portato ancora il fidanzato in casa? Ah, se lo tiene, beh, forse ancora si vergogna. No, 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 perché, no, sai, io sono molto esperto, Virgilio, io ero un po', cioè, capito? Sono un pochino svolazzone. Va bene, va bene. Senta, signora, quindi io cercherò altrove. Sicuramente. Io chiedo anche a lei, ma di Beatrice lei sa più niente? Come? Di Beatrice lei non sa più niente? No, 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 no. Sicura? No, Beatrice non l'ho più vista. Non l'ha più vista proprio, è sparita? Sì, 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 ma, sì. Dimmi, a volte, guardi, no, perché, sa, Dante, certamente, Beatrice, e poi, io, Caronte, anche lei nulla, eh? Nemmeno Caronte, ma, non l'ho mai vista. Paolo e Francesca? Neanche Francesca. E Paolo? Paolo è sparito. È sparito Paolo? Sì. Ma con Francesco o da solo? Ma sarà sparito con Francesco. Ma, dove sono andate? A Santo Domingo? Sicuro, Santo Domingo. Galeotto fu il libro a chi lo scrisse. Il sondaggio, c'è il sondaggio, stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi importa un... Ma se c'è il sondaggio, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...